Sono stati gli hacker cattivi, la congiunzione tra Urano e Nettuno. Le cavallette non è stata colpa mia. Oggi parliamo di persone stupide, di social media e di gente che perde il lavoro e che se lo merita tutto. Ma lo facciamo dopo la sigla, dai. Ciao internet. Oggi volevo parlarvi dell'ennesima, qualora ne aveste ancora bisogno, dimostrazione che la stupidità umana non ha confini e la reputazione è un bene estremamente importante da tutelare. Tutto inizia con lui, Tommaso Casalini. Tommaso Casalini, allenatore, che viene esonerato direttamente dalla società che sta allenando, il Grosseto, e che chiede scusa e che dice che non voleva offendere. Ma chi è Tommaso Casalini e cosa ha fatto? Beh, per trovarlo abbiamo bisogno di passare da un'amica selvaggia, Lucarelli, che racconta. Tommy Casalini cosa dice? Dice di Greta Thunberg, questa troia 16 anni può andare a battere. L'età ce l'ha. Già perché per Tommaso Casalini, che dice che non voleva offendere, tutte quelle cose che normalmente a 16 anni può andare a battere. 16 anni, più o meno l'età dei ragazzi che allena. Ecco. La società non lo prende particolarmente bene perché la US Grosseto manda un comunicato dove dice che in seguito a quanto apparso sui social, l'Unione Sportiva Grosseto 1912 comunica il licenziamento del vice allenatore dei giovanissimi Tommaso Casalini. Già, perché una delle cose che forse non si è capito ancora è che azioni virtuali hanno un effetto sul mondo reale. In un mondo in cui reale e virtuale collimano, nel bene, nel male, in quello che volete però, collimano, cioè il mio corpo digitale, la mia identità digitale, corrisponde più o meno all'identità reale, beh, in questo mondo le azioni che io compio online hanno delle conseguenze nel mondo reale. La mia reputazione, e torniamo sul concetto, si basa e si costruisce non solo su quello che io dico online, ma quello che dico online ha un effetto su offline, cioè su quello che corrisponde alla vita reale. Non è l'unica volta in cui questo succede, ce ne sono decine, se non centinaia, di diverse incarnazioni di questo tipo di azione. Lo continuiamo a dire noi esperti di reputazione più o meno da un decennio che quello che succede online ha un riscontro davvero nella realtà dell'offline. Ma a quanto pare tutto questo non ha quasi senso per buona parte delle persone. Ed è davvero, ma proprio davvero un peccato, il non capire che la mia identità digitale corrisponde alla mia identità reale, fa in modo che le persone pensino, per qualche strano motivo, che vi sia una sorta di impunità nella rete. Nella rete io posso dire quello che voglio. Per chi mi segue sulla pagina Facebook, se non mi seguite sulla pagina Facebook, fatelo non per chissà che motivo, ma perché se vi interessa quello che faccio, in genere racconto cose tipo che sono finito a TGCom24 a parlare di DASPO digitale. Che cos'è il DASPO? Non ricordo l'acronimo, ma è la inibizione al fatto di partecipare alle partite della squadra del cuore è legata a qualcosa che io ho fatto, quindi un divieto di partecipare. Ecco, il DASPO ha iniziato a essere elargito,
o comminato, come le pene, a seguito di quello che una persona dice online. Il commento razzista di un tifoso ha creato un daspo da 10 anni di esenzione. Nel mondo che vede il digitale come espressione forse massima dell'identità digitale e dell'identità della persona, il fatto di esternare le proprie opinioni, quando queste opinioni sono razziste, omofobe, di attacco, non fa nient'altro che ottenere il risultato sperato, cioè qualche modificazione nella realtà. E la modificazione nella realtà può essere, e spesso è, il fatto che ci siano delle conseguenze. Sarebbe bello dire che quello che io dico online e quello che io dico offline sono due mondi totalmente separati. Così non è. Non lo è per Guido Barilla, che dice la sua opinione e questo riverbera all'interno dell'azienda. Non lo è per il CEO della BP. Avete presente la società petrolifera che è stata responsabile del disastro in Alaska, che dice: voglio solo avere indietro la mia vita. Ecco, ogni cosa che io faccio, ogni manovra che io faccio, ogni azione che io faccio è un'azione reputazionale, cioè impatta sulla mia reputazione e impatta su quella del mio datore di lavoro o potenziale datore di lavoro. Non dico che sia corretto, dico che però pensare che non abbia nessun tipo di conseguenza è stupido, naive o semplicemente deficienti, come preferite. E voi cosa ne pensate? Per me il fatto di essere esonerato dal tuo lavoro per quello che scrivi online è esattamente e perfettamente qualcosa di appropriato. Per voi non lo so, raccontatemelo qui sotto. Ho visto in giro un sacco di persone che dicono: ah, non si può, libertà di opinione. Libertà di opinione non significa che io posso dire che la tua mamma è dedita al meretricio. Funziona così. La reputazione è un asset intangibile, perché non è facile definire quanto vale, ma importante. Tutto qui. Raccontatemi un po' cosa pensate. Ah, c'è online matteoflora.com. Trovate tutti i posti in cui potete seguirmi, dal corso che potete attivare gratuitamente in realtà di Digital Innovation, la newsletter dove potete seguirmi, Facebook, il podcast, il canale Telegram. Trovate tutto quello che vi serve direttamente per potermi seguire giorno per giorno in quello che faccio. E come sempre, grazie mille per avermi ascoltato anche questa sera, o questa mattina, o questo pomeriggio, a seconda di come mi ascoltate e state parati. Siate pronti.